Siamo lodati Gesù e Maria. Sempre siamo lodati. Fratelli e sorelle carissimi, siamo alla 23esima domenica del tempo ordinario, la domenica del sordo muto, e uno dei tanti miracoli compiuti da Gesù, e tra l'altro annunciato nella prima lettura. Voi sapete che sempre la prima lettura della domenica è in diretta relazione con il Vangelo, c'è proprio la profezia, no? Dell'avvento dei tempi messianici, che cui si schiuderanno gli orecchi dei sordi e griderà di gioia la lingua del muto. Episodio che tende direttamente al Vangelo, su cui ci soffermeremo sulla base di questo principio. Noi dobbiamo sempre, quando ascoltiamo la narrazione di un miracolo di Gesù, dobbiamo sempre tenere presente questo principio fondamentale. Se la Chiesa ci fa sentire la guarigione del sordo muto, per quale motivo ci fa sentire questo fatto? Qualcuno potrebbe, se sente questa cosa, già che voi ci state sentendo, no? Dice, ma io non sono sordo, ma io non sono muto, quindi qual è l'insegnamento che posso trarre da questo Vangelo? Sì, Gesù ha fatto un miracolo, quindi è Dio. Vabbè, poi finisce così? Evidentemente no. Tutti i miracoli che Gesù ha fatto nella sua vita terrena sono stati tutti miracoli reali, quindi non sono racconti simbolici. C'era quest'uomo che era veramente sordo muto. Gesù veramente ha compiuto quei gesti, veramente ha detto quelle parole. Però nella Bibbia c'è questo principio: malattie del corpo sono sempre manifestazioni esteriori di malattie dell'anima. Allora c'è un sordo nello spirito e c'è un muto nello spirito, e qui dentro possiamo esserci tutti quanti. Ora, per questo episodio in particolare abbiamo anche la prova, perché anche nel rito nuovo del battesimo, ma nel rito antico era ancora più forte, se avete fatto attenzione quando avete assistito a un battesimo, dopo questo battesimo, a un certo punto il sacerdote dice queste parole al battezzando: il Signore Gesù che fece udire i sordi e parlare i muti, attenzione, ti conceda di ascoltare presto la tua parola e di professare la tua fede al lode e gloria di Cristo. Nel rito antico del battesimo c'è un'aggiunta, cioè prima di dire queste parole il sacerdote cosa fa? Alita sul bambino, gli dice Efata, cioè apriti, e dopo aver messo una piccolissima quantità di saliva sul dito, tocca le orecchie e la bocca del battezzato, esattamente come fece Gesù, e di ripetere le stesse parole: il Signore, che colui che fece udire i sordi, parlare tutti, ti concede di ascoltare presto la sua parola e di professare la tua fede al modo e quello di Cristo. Quindi abbiamo quasi capito tutto, quasi finita già l'omelia. Chi è il sordo interiore? È chi non ascolta la parola di Dio. E chi è il muto interiore? È chi non è capace a professare la sua fede, che non è semplicemente recitare il credo che reciteremo dopo l'omelia. Quello è sentito, come recentemente Papa Francesco ha usato questa espressione per la confessione, dice: che facciamo? Ci andiamo a confessare a pappagallo? Quindi ho dato quattro cose e ho fatto, perché magari insomma dice, sapete che ci stavano lì. C'era un aneddoto, insomma, di un parroco da tanti anni fa, no? Che stava in un paese dove non si confessava quasi nessuno. Allora questo qua dice, perché non sapeva una cosa confessarsi, me l'ha raccontato a me, eh? Allora dice, senti, dice, ma tu qualche atto di superbia l'avrei fatto, sì, qualche bugia di scusa l'avrei detto, sì, qualche mormorazione l'avrei fatta, sì. E quindi aveva insegnato alle persone di dire almeno queste cose perché la confessione. Quando arriva il successore, insomma, la ragazza che va talmente bene che tutti vanno a confessare, dice, ho detto le bugie di scuse, ho fatto gli atti di superbia e ho che era un'altra cosa, e ho fatto qualche murmurazione. Allora, arriva il successore, se volete confessionare, la gente andava a confessarsi, ma nel confessare tutti si spiegati. Ho detto le bugie di scuse, ho fatto gli atti di superbia, ho detto una volta, due. Dice, a un certo punto sto successore dice, fa una domanda ad una persona un po' anziana del luogo, diceva, ma tu li hai fatti veramente questi peccati? Io, no! Ah no, non hai mai parlato male di nessuno? No, no, mai! Non dici le bugie di scuse? No, mai! E non hai fatto qualche altro superbio? No, no, io sono benissimo.
E allora che ti sei confessato? E ce l'ha segnato il parroco. Capite? Capite? È impressionante, no? Quindi fatta la confessione a pappagallo. A che serve la confessione? Attenzione, noi possiamo anche recitare il credo a pappagallo, d'accordo? Io ogni tanto mi fermo, no? Alcune parti del credo, no? Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Ma noi ci crediamo che passeremo, che passiamo tutti per morti corporali, ci dobbiamo credere per forza, anche se oggi non ci vuole più pensare nessuno, che anche le persone di 70, 80, 90 anni vanno a rifarsi tutti di capelli, di cose, che vogliono essere ragazzini pure a 100 anni, insomma, ma tanto al cimitero c'è lo stesso, no? Quindi che andremo al cimitero non si discute. Qualcuno magari forse crede che dopo ci sarà forse qualche cosa, ma chi lo sa che c'è sta. Ma attenzione, noi diciamo aspetto la risurrezione dei morti, cioè quel corpo che deponiamo nella terra e che per questo non va bruciato, come Santa Madre Chiesa continua ad insegnare, non è una cosa buona bruciarli, anche se in alcuni casi è lecito e consentito, chiusa parentesi, noi crediamo che risorgerà come è risorto Gesù, così la Chiesa insegna, lo stesso corpo che tu ci hai avuto in vita, tu ci credi veramente? Cioè noi recitiamo il credo in piedi, sapete perché? Perché in piedi è la posizione dei risorti di quelli che sono convinti di quello che dicono, ma tu ci credi veramente? Ora vediamo, quindi capite, chi è il mondo, quello che non sa professare la sua fede? Non è soltanto quello che si vergogna magari, qualche giorno fa mi arriva una mail, anonima tanto, quindi la mail si può raccontare, ma non dice, padre mi sono vergognato di fare il segno della croce in pubblica, è peccato grave o lieve? Io gli ho risposto, dico, figlio mio, lieve o grave, ricordate quello che ha detto Gesù. Gesù ha detto queste parole: chi si vergognerà di me e delle mie parole davanti agli uomini, io mi vergognerò di lui davanti al Padre mio. Quindi, lieve o grave, non c'è niente da vergognarsi della passazione della croce. C'è da vergognarsi di una bestemmia, non di passazione della croce. Chiusa parentesi. Quindi, chi è quello che è muto? Quello che appunto c'ha paura di testimoniare la fede, ma anche chi ha una fede un po' pappagallo, quindi non ben interiorizzata. E chi è il sordo, quello che non ascolta la parola di Dio? Capite? La parola di Dio, ascoltarla vuol dire anzitutto dargli uno spazio per poter entrare dentro di noi, ma poi è farla penetrare. Allora noi dobbiamo, specialmente noi che siamo praticanti e noi che siamo preti ancora di più, non dobbiamo mai pensare di sapere tutto. Io so tutto. Vi racconto la storia di un altro parroco ancora, stasera escono le storie dei parroci. Cioè era un parroco che va in una parrocchia, tutto pieno di zelo, tutto pieno di cose, comincia a fare un sacco di cose, un sacco di incontri, un sacco di prediche, un sacco di catechesi. Tutto entusiasta perché si era accorto che c'era comunque una realtà dove le persone più o meno andavano in chiesa, ma c'era una fede povera, smorta, no? E questo tutto, con tutto lo zelo possibile, immaginabile. Un giorno va una di quelle persone che vanno, ci vuole mettere il loro omaggio, che stanno messe tutte le domeniche, e dice: ah, oh, ma io è una vita che vengo in chiesa, ma tu chi te credi di essere? Guardate che sono cose che io so, eh? E che sarà male? E sembra di dire, la vita che vengo in chiesa, non c'ho niente da imparare di nuovo. Attenzione, questo almeno ci ha avuto il coraggio di dirlo, ma quanta gente lo pensa? Punto interrogativo, io spero non qui, sto parlando in generale. Chi è così? È sordo, capite? Cioè, se quella persona avesse bisogno di crescere un po' nella fede, avesse bisogno di essere illuminata su qualche aspetto della vita morale, e come fa questo signore a illuminarlo? Lo fa generalmente attraverso i mezzi ordinari, gli fa sentire una bella predica, gli fa sentire un passo della scrittura che lo smuove un pochino, ma se quello c'è il cuore aperto, se quello è sordo, capite? Come dice il proverbio, chi è il sordo? È quello che le orecchie non gli funzionano o è quello che non vuole che le orecchie gli funzionano? Non c'è peggior sordo di chi non vuole ascoltare. Allora, che significa che Gesù ci guarisce? Significa questo. Significa che se io mi presento da Lui, nella consapevolezza, dico, Signore, sì, effettivamente
non è che sono tanto attento alla tua parola, non è che ho il cuore tanto aperto, mi sento un po' così, mettici le mani tu, diglielo, me lo farò subito. Oppure sì, la mia fede sta un po' così d'angolo, un po', ha bisogno di essere un po' interiorizzata, è vero, tante volte mi vergogno di essere cristiano, forse devo avere un pochino più di coraggio, ma forse non ho il coraggio perché per tante cose non le ho fatte bene mie, anche se grazie al Signore, se hai la grazia di frequentare più o meno la chiesa, la domenica, la messa, eccetera, eccetera, ma forse c'è da fare uno step in atto, un passaggio di qualità, capite? Perché il problema è molto semplice. E concludo. Voi sapete che adesso le chiese non sono molto popolate. La fede è un pochino in crisi, d'accordo? E come facciamo a far tornare la gente in chiesa? Sapete come facciamo a far tornare la gente in chiesa? Facilissimo e difficilissimo. La chiesa, la gente torna in chiesa, se vedi i cristiani, ma basta questo, devi vedere i cristiani, ma non i cristiani all'acqua di rosa, perché se io che sto nel mondo mi comporto esattamente come tutti gli altri, o forse a volte anche peggio, sapeste quante volte a noi poveri parroci vengono a dirci: ah, guarda che Tizio Caio Semprone ha fatto questo, ma sappi che questo viene pure a messa la domenica. Sapeste quante volte? Io poi, sapete che i parroci non è che gli danno tanto retta, gli fanno sempre la tara a queste cose qui, no? Ma se fosse vera una cosa di questo genere, capite? Il vescovo Mariano l'anno scorso, nella sua programmazione che puntava a rilanciare la vita della parrocchia, io qui ci sto provando, qualcosa si comincia piano piano a vedere, cioè noi non possiamo non vivere qui dentro la vita cristiana, dobbiamo santamente distinguerci, avere uno stile differente anche nelle relazioni sociali, anche nei rapporti con il prossimo, capito? Altrimenti cosa abbiamo da dire a noi? Perché una persona vuole venire? Ora ci stanno i ragazzi che faranno la cresima, sono pochi, no? Come mai i ragazzi spariscono dalla chiesa? Si chiede al vescovo, come mai? Questo interroga tutti quanti, non è un problema solo mio. Dice, un ragazzo che entra in chiesa, che frequenta la parrocchia, cosa vede in parrocchia? Che aria respira? Che clima respira? Quale motivo c'ha per cui dovrebbe continuare a stare in parrocchia? Io faccio questa è una domanda che certamente interpella anzitutto me, ma questa interpella tutti, perché la chiesa non sono io, la chiesa siamo tutti, capito? Io sono parroco, ma siamo tutti, c'è la comunità, il parroco senza la comunità che è niente, il papa senza tutti i cristiani che è niente, il vescovo senza la diocesi e senza i preti che è niente, capito? Allora, se la nostra vita cristiana è qualitativamente scarsa, è chiaro che la gente non sarà rimotivata a tornare in chiesa. Se noi offriamo una testimonianza credibile, torneranno, ma quando offriamo una testimonianza credibile, quando la parola di Dio entra dentro di noi, io l'accorgo, mi lascio trasformare, mi lascio interrogare e comincio, come diceva San Giovanni Battista, a fare frutti degni di conversione. Se tutti parlano male del prossimo, io parlo bene, sto zitto. Se tutti stanno in cagnesco e sono aggressivi, io porto uno stile caritatevole. Se tutti stanno sempre arrabbiati, io ho un sorriso a 32 denti, capite? Se tutti giudicano, io sono misericordioso, capite? Se tutti chiacchierano in chiesa, io sto zitto, capite? Se tutti fanno finta che non hanno rispetto per tante cose, io ce l'ho, eccetera, capite? Fatti molto concreti. Il Papa l'altro giorno diceva, fatti concreti, capite? Che sono quelli che sono più credibili. Quando che si vedono queste cose? Vedete come la gente torna in chiesa? Cioè quando ci sono comunità autentiche, che anche se siamo tutti quanti in cammino e peccatori, però si vede che almeno ci proviamo. Allora sì. Allora funziona tutto. Chiediamo a Maria Santissima, ecco, che ci aiuti ad essere sinceri, onesti con noi stessi e a chiedere al Signore che ci guarisca dalle nostre sordità e dalle nostre balbuzie per poter vivere una vita cristiana autentica, costruire una buona comunità cristiana e dare segni di credibilità di Gesù e del suo Vangelo dinanzi al mondo. Siano lodati Gesù e Maria.